Lo tsunami 50 sfumature di grigio che con 60 milioni di copie cartacee vendute già si era abbattuto sul nostro pianeta è pronto a sconvolgere nuovamente la Terra. Il film è arrivato nei cinema. I giornali sono allarmistici. Delirio nelle sale cinematografiche. Caos durante le proiezioni. Ci si masturba e ci si benda. Che poi come si fa a guardare un film da bendati? Insomma, non si poteva non dedicare uno sbam a 50 sfumature di grigio in film. Perché vedi, io non faccio video, io faccio spam. Porno star americane! Le professioniste del sesso spiegano i 5 motivi per cui non andare a vedere il film. Meme! Perché senza dei meme divertenti sul web non sei nulla. Spot! Perché se vendi quella stramilionata di copie di libri e poi decidi di farci sopra un film osè da mettere nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il giorno di San Valentino, gli sponsor li trovi, è come se li trovi. Tutto questo in 50 sfumature di SBAM! Loro sono delle pornostar, cioè diciamo che l'argomento lo conoscono bene, e ci spiegano perché odiano questo film. Tipo perché sul web si trovano dozzine di categorie per vedere scene molto più esplicite di quelle che vedete nel film. Tipo face sitting, fisting, cunnilingus, masturbation, e humiliation. E poi perché il biglietto del cinema è costoso? Perché spendere dei soldi per vedere gente che fa finta di fare sesso quando basta digitare uno dei loro nomi su Google per vedere tutto quello che nemmeno oseresti mai chiedergli di fare? Gratis, tra l'altro. Oh, su questo c'è proprio ragione, eh. E poi come puoi pretendere di vedere una cosa sexy nello stesso cinema dove nella sala accanto proiettano i Minions? Oh, SBAM! Se non ti fanno dei meme, ai giorni d'oggi non sei nessuno. E il film contiene alcune frasi ad effetto che effettivamente non potevano non diventare dei meme. I miei gusti sono molto particolari, non capiresti. Illuminami allora! Clic! Ho una sorpresa per te. Chiudi gli occhi, amore mio. Ora puoi aprirli. Ho dei gusti strani. Che tipo di gusti? SBAM! E per restare in tema di tsunami mediatici, ci infiliamo anche questa dal sapore sanremese. 50 sfumature di grigio. SBAM! La Audi, sponsor del film, produce anche questo prank, dove la divertente attrice Vanessa Bayer ripropone le scene del film dentro a un ascensore con degli sconosciuti. Ma'am, I think your phone's ringing. It's not my phone. Divertente video che come al solito trovate nella descrizione. Mettere un like o condividere questo video è sempre una cortesia ben accetta. Mentre per restare aggiornato sulle prossime produzioni non devi fare altro che iscriverti al mio canale YouTube o cliccare mi piace sulla mia pagina Facebook, facebook.com/Ariele Frizzante. Chiudiamo l'argomento con una massima della nostra opinionista di riferimento, la nostrana pornostar Valentina Nappi, che chiosa ogni possibile argomentazione così. Coloro che apprezzano 50 sfumature di grigio sono delle fighe di legno. Ariele Frizzante per Virus Television è tutto per oggi, passo e chiudo, SBAM!